sindaco Massimo Cialente è un ologramma d'Alfonso, non mi incanta con il suo eloquio tardo ottocentesco. La verità è che nel masterplan per il capoluogo L'Aquila c'è poco e non c'è quello che serviva. Torna all'attacco il consigliere comunale di opposizione Giorgio De Matteis, che replica al presidente D'Alfonso che lunedì all'Aquila ha preso parte al Consiglio Comunale straordinario, dove ha elencato le opere strategiche previste in Abruzzo e nel capoluogo in un'ottica di una più ampia interconnessione territoriale. Visita tardiva, osserva però De Matteis, visto che a giorni il masterplan sarà approvato dal governo e i giochi sono già chiusi. Inoltre, incalza De Matteis, nell'elenco non basta aver aggiunto 10 milioni di euro di piste ciclabili, tanto care al consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, per poter rendere accettabile un masterplan non condiviso con il territorio, finanziato, sottolinea De Matteis, ex consigliere regionale, con fondi già disponibili trovati dal centrodestra di Gianni Chiodi. La riunione in Consiglio Comunale, ahimè, purtroppo ha sancito in maniera inequivocabile ciò che noi sospettavamo, e cioè che questo masterplan per quanto riguarda L'Aquila è davvero inconsistente e per alcuni aspetti anche imbarazzante. Abbiamo appreso finalmente, dopo che il buon D'Alfonso aveva dato per certo che i 20 milioni del centro per le malattie rare della vista sarebbero stati all'Aquila, che sono a Chieti. Abbiamo appreso che l'aeroporto dell'Aquila, considerato da lui in una delibera dell'anno scorso come struttura strategica fondamentale per le infrastrutture in Abruzzo, non è finanziato. I soldi per la viabilità all'Aquila vengono da interventi precedenti. Per quanto riguarda i 10 milioni dati a Collemaggio, siamo al ridicolo, perché vengono assegnati 10 milioni senza sapere a che cosa debbano servire e via discorrendo, per arrivare fino all'ultima perla, che è la mancata approvazione da 2 anni a questa parte di questa famosa legge L'Aquila Capoluogo. Noi abbiamo proposto una serie di iniziative che potessero entrare nel master plan in maniera seria. Anche quali le ricordiamo? Certo, le ricordiamo, anche perché Cialente, abbiamo appreso anche dalle parole di Alfonso, che mai è stato contattato né mai si è occupato del master plan, anzi tutt'altro, perché accettare supinamente queste vessazioni nei confronti della città è tipico solo di Cialente, che continua a fare lo zerbino di questa amministrazione regionale, al contrario di quello che faceva in altre epoche. Parchi a geografia variabile oggi in commissione comunale all'Aquila, dove hanno illustrato le loro ragioni il comitato referendario che vuole ridurre il territorio del Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga e allentare i vincoli nelle aree degli impianti sciistici, e all'opposto l'associazione Appennino Ecosistema, che propone invece di ampliare i confini del Parco Regionale Sirente Velino e soprattutto di trasformarlo in Parco Nazionale. Per la partita del Parco del Gran Sasso, annuncia Luigi Faccia, entro aprile il Comitato dei Garanti giudicherà sull'ammissibilità del referendum e tutto è pronto per raccogliere le 5.000 firme necessarie. E noi proponiamo una riperimminazione oggettiva, cioè che si poggi su punti geografici certi. Per quanto riguarda i SIC, invece, con la direttiva Habitat, che già lo prevede, cerchiamo di spiegare le nostre ragioni e di togliere quei vincoli della direttiva Habitat nelle zone di interesse economico e zone antropizzate. Sandro Petriccione, per quanto riguarda il Parco Sirente, comunica che degli 8 sindaci su 25 interpellati, 3 sono d'accordo per l'ampliamento, quelli di Lucoli, Ocre e Magliano De Marzi, gli altri 5 sono interessati al progetto. Il Parco Regionale Sirente Velino deve diventare Parco Nazionale, perché la Regione non è stata in grado di mandarlo avanti, ormai sono 28 anni, non possiamo più avere nessuna illusione in proposito. Parco Nazionale con il consenso ovviamente delle popolazioni, quindi abbiamo già consultato i primi 8 sindaci, di cui 3 sono apertamente a favore, 5 hanno espresso il loro interesse a approfondire la questione. La politica comunale resta invece su posizioni inconciliabili e opposte. I parchi nascono per tutelare e conservare la natura, il loro obiettivo lo hanno raggiunto se il nostro ambiente in parte è ancora integro grazie ai parchi, altrimenti noi avremmo delle speculazioni edilizie in ogni dove, anche sulla piana di Campo Imperatore. Ribadisco però, se rimangono senza direzione, dirigenza e senza fondi, è chiaro che diventa un baraccone. Ma io sono contrario all'allargamento dei parchi, perché praticamente dove non c'è sviluppo, noi abbiamo visto già il Gran Sasso che l'abbiamo parco da tantissimi anni, però non c'è sviluppo, non c'è occupazione. Noi siamo favorevoli all'allargamento del parco qualora ci dimostrino che sul Gran Sasso ad esempio ci sia un'occupazione giovanile a altissimi livelli, come avviene in Trentino e in tutte le altre parti d'Italia. Voglio la massima disponibilità dei calciatori. Posso garantire che suderanno la maglia in ognuna di queste 4 finali.
Poche parole ma incisive quelle del nuovo allenatore dell'Aquila, Giacomo Modica, presentato ad Amatrice, dove la squadra è in ritiro per preparare la prima delle ultime quattro gare della stagione in programma domenica al Fattori contro il Siena. Modica ha subito lavorato sul campo di Amatrice con la sua nuova squadra, ma la domanda delle ultime ore è come giocherà la sua L'Aquila? Storico collaboratore del Boemo Zeman, il marchio di fabbrica è il 4-3-3, ma sul modulo tattico da utilizzare per questa avventura il neotecnico rossoblù spiega. Io penso che ci siano le condizioni per poterlo fare, ma poiché non voglio stravolgere a grandi linee quello che è stato il loro percorso fino adesso, ho bisogno anche di parlare un po' con loro e capire se la disponibilità è totale eventualmente ad avere la possibilità di fare quello che io ho in testa, perché ribadisco, non c'è allenatore al mondo bravo se non ha disponibilità da parte dei giocatori. Ce n'è bravi di talento, bravi che probabilmente in questo momento hanno bisogno di una scossa, un qualcosa di diverso, perché Di Domenico è un giocatore importante, Perna è un giocatore importante, Ceccarelli è stato un giocatore importante, bisogna ripristinare un po' quello che è il sapere cosa passa per la testa adesso a questo ragazzo, ma io conto di recuperarlo, spero nella sua volontà. Sosa è un giocatore importante, non me ne vogliano gli altri, ce n'è i giocatori bravi che possono dire la loro in questo campionato. E quindi, siccome non si gioca a livello individuale ma si gioca a livello di gruppo, mi aspetto che il gruppo mi venga dietro e ognuno faccia la propria parte. Chi ha 6 da 6, il 6 lo porteremo a 6 e mezzo. Una cosa è certa, suderemo la maglia, quello è sicuro. Poi non so dove arriveremo, ma la maglietta la suderemo.